dedicato ad approfondire l'open data nelle regioni italiane in generale, in particolare, o meglio, il ciclo in cui si inserisce questo webinar è dedicato all'open data nelle regioni, e in particolare oggi abbiamo il piacere di raccontarvi l'esperienza del Trentino Alto Adige e della regione Lombardia. Io mi prendo giusto qualche minuto. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Vedo che state già scrivendo in chat. Il fatto che nessuno scriva che ci sono problemi mi lascia intuire che problemi effettivamente non ce ne siano. Ok, quindi ci vedete, mi sentite bene, una cosa che ci fa piacere. Il webinar di oggi sarà registrato, poi vi dico un po' meglio come che funziona. Niente, vi dicevo. Il mio intervento è solo introduttivo, serve semplicemente a darvi un buongiorno, a introdurmi nell'aula, a lasciar passare una decina di minuti o qualcosa in meno, in maniera tale da dare modo a tutti di partecipare. Ci fa particolarmente piacere che questo webinar, così come i webinar precedenti di questo stesso ciclo, siano stati molto partecipati. Oggi siete iscritti in 300, questo significa che ci aspettiamo almeno un 150-160 partecipanti, peraltro già adesso siete più di 100 ed è davvero un ottimo risultato, una cosa che ci lusinga molto e ci fa sempre molto piacere. Vi dicevo, questi webinar nascono all'interno di un progetto sviluppato dal Dipartimento della Funzione Pubblica insieme ad altre amministrazioni, AGID, Agenzia per la Coesione Territoriale, molte delle regioni italiane, che si chiama Network OT11 OT2, in particolare presieduto dal Comitato di Pilotaggio, e l'idea era quello di dare un taglio molto operativo, nel senso far diventare questo progetto, questo sito, un'area di discussione dove soggetti diversi che sostanzialmente si preoccupano e si attivano per fare cose simili, nel caso particolare le regioni e nel caso nostro specifico l'open data e più in generale la gestione dei dati, potessero dialogare per arrivare a soluzioni comuni, a scambio di buone pratiche e semplicemente scambiarsi dei punti di vista anche con chi queste decisioni deve prendere a livello centrale. Quindi più o meno era questa l'idea dell'area di lavoro T11 e T2 ed è esattamente lo stesso taglio che vogliamo dare a questi webinar. Oggi c'è Gabriele, ci sarebbe dovuto essere anche Laura Massoli del Dipartimento della Funzione Pubblica, ma ha avuto un problema, quindi Gabriele nella sua introduzione ci racconta un po' meglio anche gli aspetti che riguardano un po' più il Dipartimento della Funzione Pubblica, però tutto questo è per dirvi che ci piace chiacchierare di queste cose, nel senso l'idea è quella di avere dei luoghi, dei posti che possono essere un'aula di lavoro piuttosto che un webinar dove soggetti diversi che a titolo differente si occupano, presidiano lo stesso tema possano ragionarci insieme. E non solo Aria OT11 OT2, ma sia io che Gabriele ci occupiamo direttamente del portale DatiGovIT. Non voglio rubare argomenti a Gabriele, però non resisto alla voglia di dirvi che di qui alla prossima settimana stiamo lavorando a una nuova versione del portale DatiGov che verrà presentato ancora una volta in un webinar l'8 di marzo. È un portale completamente rinnovato, quindi per qualunque novità su gli aspetti che riguardano DatiGov, certamente ci sono le news, c'è il nostro canale Twitter che è piuttosto animato, però vi rimando al webinar dell'8 marzo per sapere davvero tutto quello che sta succedendo, poi magari ve ne parlo un po' meglio. Il webinar di oggi si inserisce, vi dicevo, in un ciclo di tre webinar che ha visto un paio di settimane fa la Regione Lazio e la Regione Sardegna raccontare la loro esperienza. Oggi sarà il Trentino Alto Adige e la Lombardia. Tra qualche giorno, il 14 di marzo, invece la Regione Piemonte e la Regione Puglia concludono questo primo ciclo. Dico che è un primo ciclo perché certamente ce ne sarà un secondo. L'idea era di promuovere questi eventi a blocchi di tre in maniera tale da non costringere gli utenti a iscriversi oggi per un webinar che avverrà tra 2 mesi, era semplicemente una questione logistica, però l'idea è quella di fare una panoramica su tutte le regioni italiane e cercare di capire, cercare di raccontarvi soprattutto come gli altri si stanno organizzando, quali sono le buone pratiche, quali sono gli atteggiamenti diversi, le politiche differenti che le regioni stanno implementando rispetto a questo tema. Infine, volevo dirvi qualcosa sul webinar di oggi. Gabriele ci racconta il protocollo Open Data Management, che per protocollo si intende una sorta di dichiarazione comune di intenti, che è il frutto del lavoro avviato dalle regioni che hanno collaborato sull'area OT11 OT2. Adesso Gabriele ce la racconta meglio. Trentino Alto Adige, Francesca Gleria, Ivo
e Marco Combetto, che vedete accanto a Francesca, io ho dimenticato di inserirlo in questa slide, ci raccontano la loro esperienza, così come Oscar Sovani e Ferdinando Ferrari ci raccontano la regione Lombardia. Fate domande, nel senso, a noi, come dicevo, ci piace chiacchierare su queste cose, i nostri relatori sono estremamente disponibili a farlo. Per qualunque cosa, questa che state già utilizzando è la chat comune, quindi se ci dovessero essere domande interessanti, noi le riproponiamo ai relatori alla fine dei loro interventi. Volevo anche dirvi che dalla prossima settimana iniziano, insomma, dei giorni densi, soprattutto per noi che stiamo lavorando sull'organizzazione, che è la settimana dell'amministrazione aperta. Sapete che come governo italiano abbiamo aderito da più di qualche anno, se non ricordo male, dal 2013 Open Government Partnership, è un'organizzazione multilaterale internazionale che promuove l'open government nei vari paesi. Abbiamo fatto un primo piano di government, un secondo, ne è arrivato un terzo. Il terzo, magari adesso vi metto qualche link in chat giusto per avere un po' di riferimenti, prevede come l'open government prevede come il suo taglio dei momenti di interazione tra soggetti diversi e soprattutto si parte dal presupposto che l'open government in generale, in particolare accountability, dati, è una cosa che serve a poco se non interessa a nessuno. Quindi la cosa centrale, uno degli aspetti centrali di open government partnership, ma in generale di qualunque iniziativa che pone al centro il governo aperto, è quello di cercare di interessare, incuriosire i cittadini che poi sono i destinatari di queste azioni. Quindi la settimana dell'amministrazione aperta nasce all'interno di OGP, viene ovviamente promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, supportata da una serie di soggetti, tra cui oggi c'è qui Gabriele in aula, e l'idea è proprio quella di rilanciare, di cercare di incuriosire quante più persone possibile, di raccontare queste cose sia a pubblica amministrazione che a cittadini, sperando di incuriosirli, sperando che le politiche di trasparenza, di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, anche attraverso l'open data, riescano a essere interessanti per tutti. Quindi abbiamo previsto una serie di eventi, anzi, o meglio, sono previsti una serie di eventi in tutta Italia. Questo è il sito di riferimento, trovate il link qui in basso, è il sito di Open Government Partnership Italia, un dominio estremamente semplice da ricordare, open.go.it, in questo caso slash SSA, ci trovate tutti gli eventi promossi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane all'interno della settimana della trasparenza, dell'amministrazione aperta, scusate. Non fosse altro che sabato prossimo l'Open Data Day, l'International Open Data Day, per cui non solo gli eventi della settimana della trasparenza, ma anche gli eventi di sabato prossimo, insomma, si è arrivati credo a più di 120 in questo momento, dislocati sul territorio, molti eventi in presenza, molti eventi online, e tra gli eventi online ce ne sono 5 che ci interessa in maniera particolare promuovere, che sono quelli organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la collaborazione del Formez. È la settimana dell'amministrazione aperta e ne abbiamo uno al giorno per tutti i 5 giorni della prossima settimana. Si parte dal FOIA, che come sapete recentemente è stata approvata la legge italiana sul Freedom of Information Act. Cerchiamo di fare il punto su che cosa significa, come funziona, di che cosa tratta. Ci guardiamo il martedì successivo a come usare i social network nella pubblica amministrazione. Mercoledì invece il webinar, che se siete qui non potete assolutamente perdere, che è quello che ha il titolo Come organizzarsi per gli Open Data, che in realtà al suo interno ha una serie di interventi particolarmente interessanti a cui teniamo molto a rilanciare in questo momento, non fosse altro che sarà l'occasione, come vi dicevo prima, per presentare il nuovo portale nazionale dei dati aperti, dati.gov.it. Giovedì, progettare servizi in rete efficaci, peraltro credo che sui servizi ci sia anche un passaggio che faremo insieme oggi durante il webinar, e infine come condurre una consultazione pubblica. Non so se vi è arrivata voce, se vi è arrivata notizia, ma qualche mese fa il Dipartimento della Funzione Pubblica, sempre all'interno di OGP, ha aperto una meta consultazione pubblica, cioè una consultazione pubblica su come fare una consultazione pubblica. Si è arrivati alla stesura di linee guida in maniera collaborativa, in maniera partecipata, e questa sarà
avrò l'occasione per presentarle. Credo che Stefano Pizzicannella del Dipartimento della Funzione Pubblica, che si occupa peraltro, segue direttamente OGP da più di qualche anno, racconterà quello che è successo e quello che, i contenuti di questo documento. Quindi è una settimana densa, è una settimana fra l'altro anche impegnativa per i partecipanti, nel senso che è un evento di un'ora e mezza per ogni giorno. Ci auguriamo di riuscire a interessare quanti più utenti possibili e non perdiamo occasione per invitarvi a nostra volta. Io prima di passare, sono trascorsi una decina di minuti, in questo momento siete 152, quindi ancora grazie per la grande partecipazione. Vi rubo giusto qualche minuto per dirvi due cose al volo. Ve l'ho già detto prima, la chat, come avete visto, è aperta e libera, nel senso scriveteci pure qualunque cosa vi passi per la testa. Se dovessero esserci domande interessanti per i nostri relatori, noi le riproponiamo a conclusione dei loro interventi e quindi per qualunque cosa utilizzate pure, cioè per dialogare sia con noi staff Formez che organizza questo webinar che con i nostri relatori, utilizzate pure questa chat. Mentre invece, giusto un'ultima cosa al volo, il webinar di oggi e i materiali utilizzati dai nostri relatori verranno resi disponibili questo stesso pomeriggio, credo, non so, al più presto possibile. Li trovate su EventiPA, che è la piattaforma che utilizziamo per la gestione degli eventi sia online che in presenza, organizzati e promossi dal Formez. Ovviamente l'indirizzo è lo stesso da quale vi siete iscritti, quindi è quello che vedete qui in basso e questa pagina assumerà una forma diversa, nel senso che avrà un riquadro embeddato da YouTube con la registrazione integrale del webinar e accanto ai nomi di tutti i relatori ci troverete i loro materiali. Quindi io credo di aver più o meno detto tutto quello che poteva essere utile a introdurre questa giornata. Gabriele, se ci sei, direi che puoi aprire il tuo microfono. Io invece devo lanciare la tua presentazione. Perfetto. Quindi vi lascio nelle sapienti mani di Gabriele Cesullo e noi ci vediamo a conclusione del suo intervento. A tra un poco. Grazie Gianfranco, grazie a tutti per la partecipazione. Diciamo questo secondo webinar del ciclo che appunto Gianfranco già ci ha introdotto è un importante appuntamento che voluto insomma, sia da Funzione Pubblica che da Formez che da Agid per portare avanti insomma, quel discorso avviato qualche mese fa, nello scorso anno, sul network OT1182. Diciamo che la prima cosa che devo dire, diciamo per conto anche di Funzione Pubblica, è accennare brevemente al comitato di pilotaggio. Il comitato di pilotaggio OT1182, queste sigle un po' strane, ma adesso le vediamo, ha compiti di coordinamento, di indirizzo, diciamo, per quanto riguarda gli interventi di rafforzamento della capacità istituzionale amministrativa e di attuazione dell'agenda digitale. Sostanzialmente, OT11 e OT2 sono due obiettivi tematici specifici che nel contesto dell'accordo di partenariato mirano da una parte a rafforzare la capacità istituzionale della pubblica amministrazione e dall'altra, per quanto riguarda l'OT2, a migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione. Il comitato di pilotaggio in questo contesto ha organizzato nello scorso anno delle aree di lavoro condivise, appunto chiamandole network OT11 OT2, cerco di far scorrere la slide, eccola. Una di queste aree di lavoro condivise riguardava appunto Data Open Data Management. Su questo tema Agenzia per l'Italia Digitale è il centro di competenza e io insomma ho svolto il ruolo di coordinamento, insomma, spero in un modo, insomma, diciamo, coerente con gli interessi e con le esigenze delle amministrazioni che partecipavano al network. Quindi il comitato è previsto nell'ambito dell'accordo di partenariato e dal PON Governance, che è una specifica modalità di attuazione dei progetti di rilevanza nazionale. E appunto, come dicevo prima, assicura il coordinamento degli interventi OT11 e OT2 nel quadro dell'agenda digitale e quindi con l'intento anche di ridurre il rischio di duplicazioni tra le azioni, tra le diverse azioni delle amministrazioni e quindi per cercare di andare verso un orizzonte comune, per avere un minimo di coordinamento tra le attività delle diverse pubbliche amministrazioni in questo contesto. E quindi integrazione tra le azioni dei diversi programmi operativi affinché appunto ci sia un livello di efficienza adeguato tra le varie azioni.
Allora, area di lavoro condivisa, area open data, l'obiettivo era appunto quello di avere degli interventi coordinati tra le varie amministrazioni, obiettivi specifici, tempi, contenuti e output predefiniti. Quindi era stato definito un terms of reference con l'obiettivo primario di definire un protocollo. Ne ha accennato prima Gianfranco, il protocollo in questo senso non come un accordo tra le parti, ma bensì come una serie di azioni che le parti in qualche modo si impegnano a portare avanti sulle tematiche specifiche, in questo caso sulla tematica degli open data. Che cosa ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori appunto questo protocollo open data, diciamo, è un po' riduttivo perché Open Data comprende un po' tante cose, però vogliamo dare a questo concetto una valenza molto ampia, perché Open Data in sé, diciamo, comprende anche tutto ciò che in effetti fa parte del mondo della trasparenza, insomma, no? Sostanzialmente, in più aggiunge la possibilità di utilizzo dei dati da parte di chiunque interessato anche per finalità commerciali. Ma al di là di questa breve divagazione, il protocollo sostanzialmente che in qualche modo è stato condiviso, messo a punto con questa serie di attività svolte nel contesto network 1182, ha dato luogo a una, se vogliamo, anche semplice lista di azioni che le pubbliche amministrazioni, diciamo, almeno quelle che la partenza era rivolta a quelle che facevano capo al network 1182, ma l'intendimento è andato ben oltre e dopo vediamo perché. Quindi una breve descrizione di questo protocollo, queste azioni, c'è un ritorno in cuffia, ecco, grazie. Una breve descrizione di queste azioni previste nel protocollo. Quindi la cosa importante è utilizzare il catalogo nazionale. Il catalogo nazionale non va a sostituire naturalmente i singoli cataloghi, ma rappresenta come dire, un elemento di aggregazione, un elemento, diciamo, di federazione di tutto ciò che avviene nel paese per quanto riguarda la materia degli open data. E quindi vuole essere un punto di riferimento al di là di un semplice catalogo. Quindi è un'esigenza che in tutti i paesi è sentita, tutti i paesi hanno, diciamo, un catalogo nazionale, e anche in Europa appunto, è stato ritenuto opportuno ed è stato poi implementato un catalogo europeo che raccoglie appunto le varie componenti degli Stati membri della Comunità Europea. L'altro punto significativo è il rispetto del profilo di metadati. Noi, diciamo, nello scorso anno, dopo l'avvio, dopo la consultazione pubblica, seguendo ciò che avveniva in Europa sul fronte del profilo della profilazione di metadati per quanto riguarda i dati della pubblica amministrazione, ci siamo adeguati a questa profilazione e abbiamo fatto una estensione per personalizzare a livello nazionale il profilo europeo. Il vocabolario è il DCAT, il Data Catalog, che è del W3C, l'Application Profile è quello che è stato definito all'interno del programma AISA della Commissione europea, l'estensione italiana è appunto la personalizzazione per quanto riguarda il nostro paese di questo profilo. E a fianco al profilo abbiamo, diciamo, avuto modo di esplicarne la semantica attraverso la relativa ontologia. Profilo e ontologia sono disponibili sul portale dati Covid. Poi l'altro aspetto importante è le linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è uno degli elementi previsti nel contesto dell'articolo 52 del CAD ed è importante che questo documento sia un riferimento per le amministrazioni per le azioni che al proprio interno devono condurre per esplicitare, dare luogo a questa strategia sui dati che appunto noi definiamo in senso generico open data. Ma il termine che secondo me mi piace sottolineare è appunto quello previsto dalla norma valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, perché racchiude al suo interno due elementi. Uno, l'elemento che i dati della pubblica amministrazione sono un elemento patrimoniale a tutti gli effetti, e l'altro che è la necessità di valorizzare questo elemento patrimoniale, come appunto rendendolo disponibile con una licenza aperta che ne consente di utilizzo per finalità commerciali. Quindi dov'è la valorizzazione? La valorizzazione sta nel fatto che chiunque interessato può utilizzare, sfruttare, tra virgolette, insomma il termine è un po' brutto, ma sfruttare i dati della pubblica amministrazione per creare business, per creare occasioni di crescita economica. E questo è l'intento che anche l'Europa si dà
attraverso la direttiva Public Sector Information, la direttiva appunto sugli open data, sul riutilizzo dei dati della pubblica amministrazione. Altro elemento importante che bisogna inserire all'interno di questo protocollo, che abbiamo inserito all'interno di questo protocollo, l'utilizzo del catalogo nazionale per i dati geografici, i dati territoriali, che è il repertorio nazionale dei dati territoriali, sul quale appunto vanno documentati i dati geospaziali. Anche questo è un elemento molto importante. Adesso non vado a dilungarmi su certe iniziative che stiamo facendo, ma sappiate che il repertorio è una base dati di interesse nazionale e è inserito all'interno delle infrastrutture nazionali condivise. Poi c'è un altro elemento particolarmente importante, il paniere dinamico dei dataset, che alla fin fine, molto brevemente, lo possiamo riassumere come l'elemento che esprime sia il rapporto di monitoraggio, ovvero ciò che in qualche modo con riferimento ai key dataset, ovvero con riferimento ai dataset più significativi, esprime un rapporto di monitoraggio, cioè, ovvero ciò che è stato aperto di questi dati più significativi. E poi dall'altro lato esprime il contenuto dell'agenda per la valorizzazione del patrimonio informativo, ovvero i dataset che devono ancora essere aperti. Quindi il protocollo Open Data sta diventando l'elemento centrale per la strategia sui dati della pubblica amministrazione all'interno del piano triennale ICT che Agid sta curando e che presumibilmente, diciamo, nel giro di qualche settimana dovrebbe essere, come dire, dovrebbe avere il lancio a breve. Perché ciò? Il CAD prevedeva appunto la definizione di un'agenda, ma in effetti l'agenda che strumento è? È uno strumento di pianificazione, è uno strumento di indirizzo, è uno strumento che vuole in qualche modo andare a definire delle linee di azione da parte della pubblica amministrazione e quindi a maggior ragione si è stato ritenuto opportuno, ma secondo me anche necessario, inserire questo documento all'interno di un documento onnicomprensivo che è appunto il piano triennale ICT della pubblica amministrazione. Tenuto conto che la norma, mi sembra, a fine 2015 abbia previsto la elaborazione di questo documento da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale e poi la successiva firma del Presidente del Consiglio, quindi adozione diretta da parte del Governo di questo documento, è evidente, è stata, diciamo, ritenuto proprio scontato che l'agenda, essendo un documento di pianificazione di strategia, venisse inclusa direttamente in questo piano triennale ICT. Il protocollo, a sua volta, da un oggetto nato all'interno di un circuito specifico, qual era il network OT11-OT2, diventa, come dire, aggiungendo qualche elemento, no? Su qualche altro tema, sempre di gestione dei dati, diventa quasi spontaneo considerarlo come un elemento significativo dell'agenda per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ovvero dà alle amministrazioni quali sono le azioni da portare avanti nel contesto per attuare la strategia dei dati all'interno della pubblica amministrazione. Quindi questo è stato un po', diciamo, l'obiettivo e questo è stato il passaggio che questo protocollo, nato nel contesto Network OT11-OT2, viene riportato integralmente o comunque, anche se esposto in un modo diverso, esposto attraverso, insomma, aspetti, diciamo, di ordinamento, coerenti con tutto il resto del documento, viene esposto praticamente integralmente, con qualche aggiunta, con qualche ulteriore azione riferita per esempio alle basi dati di interesse nazionale, quindi riferita ad altri argomenti connessi al data management, ed è inserito direttamente nel piano triennale ICT di prossima pubblicazione. Io mi fermerei qui per il momento e partirei invece con quello che è il nucleo centrale di questi webinar, ovvero dare spazio alle regioni per illustrare le loro azioni nel campo dell'open data e casomai torniamo per qualche curiosità o per qualche richiesta di chiarimento da parte dei partecipanti. Dico a Gianfranco, hai fatto molto bene ad annunciare, insomma, ad annunciare il prossimo lancio del nuovo DadiCovid. Come diceva Oscar Wilde, insomma, non possiamo non resistere alle tentazioni, è l'unica cosa a cui dobbiamo cedere e quindi hai fatto benissimo a cedere a questa tentazione di annunciare.
il Dadico Vittima, di cui avremo modo di parlarne magari un po', se c'è qualche minuto, a fine di questo webinar, se no nel webinar dell'8 marzo, a cui diamo appuntamento a tutti quanti. Un webinar molto importante perché, come annunciava Gianfranco, c'è anche l'altro lato della medaglia, ovvero questo lavoro eccellente svolto da Francesca sull'Open Data 200 in Italia. Lascio la parola a Gianfranco per poi procedere con la regione, la provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Grazie a tutti, grazie di essere qui e ci sentiamo dopo per qualche curiosità. Grazie a te Gabriele, abbiamo dei relatori brevissimi, già hanno aperto la loro webcam e il loro microfono credo anche, quindi niente, non mi resta che lasciare la parola a Francesca, a Marco e a Ivo, di cui vedo aperta la webcam, ma non vedo l'immagine, comunque il suo intervento è successivo, quindi magari adesso ce lo vediamo insieme. Ciao a tutti, grazie Gianfranco e grazie Gabriele. Sono Francesca Gledi, appunto sono la referente del portale Open Data del Trentino. Siamo qui, oggi cerchiamo di, velocemente, insomma, cerchiamo di raccontarvi che cosa stiamo facendo e come speriamo che quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo possa essere utile e a tutta la comunità Open Data nazionale. Io adesso, se ho capito bene, con qualcosa, ah, certo, con le freccine riesco a passare oltre. Allora, cosa abbiamo fatto in Trentino? Velocemente, possiamo dividere in due fasi quello che è stato fatto. Una prima fase di avvio fino al 2015 e la fase attuale dal 2015, cioè l'anno scorso, in cui abbiamo iniziato a mettere a sistema quanto avevamo avviato nella fase iniziale, che è partita legata molto alla crescita economica, alla gestione, cioè ad accudire il cambiamento organizzativo dentro le pubbliche amministrazioni per effetto di questa cultura del dato, questa centralità del dato nelle nostre vite, nelle vite di tutti quanti. Siamo partiti in questo modo con un catalogo federato da subito a livello territoriale, quindi con i comuni, con l'azienda sanitaria, cercando di capire come affrontare assieme questa questione. A fine del 2013 avevamo circa, adesso a parte i numeri, che c'è tutto da discutere sui numeri, però tanto dà l'idea di quanto, è un piccolo punto per dare un'idea di quanto abbiamo provato a fare. Avevamo circa 1500 dataset. Perché avevamo detto alle strutture, ai servizi, ai colleghi di provare ad aprire almeno un dataset per capire cosa stava succedendo, per creare proprio questa cultura e questo contatto col cambiamento. Poi alla fine del dicembre del 2015 abbiamo fatto delle linee guida nazionali, tra l'altro nel momento in cui le stavamo scrivendo, Provinciali. provinciali, scusate, nazionali, no, perché stavo dicendo che effettivamente ci siamo. Tutta una serie di questioni che noi ci stavamo ponendo come provincia su metadati, su standard, cioè abbiamo avuto l'opportunità e Agid è stato molto, molto cortese di darci una mano ad allinearci in corso d'opera. La fase di messa a sistema per noi vuol dire adesso garantire che quanto detto nelle linee guida, che principalmente riguardano il discorso di qualità, standard, sostenibilità, eccetera, sia messa in pratica. Per fare questo abbiamo avviato una forte e stretta collaborazione con Bolzano, sempre una maggior collaborazione col Consorzio dei Comuni a livello locale. Stiamo collaborando con AISA Square, la DGIT, per fare un lavoro sulle ontologie, perché stiamo centrando appunto il lavoro soprattutto su standard e qualità. E poi ovviamente abbiamo sviluppato assieme a Bolzano le specifiche per i metadati e per le piattaforme SICA, che sono le nostre piattaforme, del profilo di Catapiti, e abbiamo appunto ora messo a disposizione di Agid. Allora, questo è quello che stiamo facendo. Il processo di pubblicazione per noi, come vedete, riprende qualcosa che ha già detto Gabriele Ciasullo prima, l'importanza di questa funzione dei nodi territoriali. Come vedete, noi sempre abbiamo ragionato in questi termini, abbiamo delle fonti dei dati dentro la pubblica amministrazione, i dati vengono dai sistemi informativi, da sensori, sono sistemi informativi gestionali, poi da sensori,
dai portali, nel nostro caso, nel caso del Trentino, e poi ci sono dati autoprodotti negli uffici, eccetera. Allora, tutti questi produttori che possono essere soggetti diversi, che è opportuno appunto per noi, lavorino in modo federato, e poi possono condividere tutti i saperi, le conoscenze, la questione relativa a standard, la questione relativa a complessità di tipo giuridico e di tipo tecnologico, avendo un punto di riferimento territoriale che per noi è stato il catalogo datitrentino.it come punto unico di accesso nostro e degli altri ai dati territoriali. Noi, tra l'altro, questo catalogo da mai, mi sembra, se non mi ricordo Ivo, ma comunque da 2 anni l'abbiamo fatto in modo gemello con quello di Bolzano e adesso in realtà la piattaforma è la stessa proprio. Sapendo che più si esce dai singoli territori, quando si parla di dati, più aumenta il valore dei nostri dati. E quindi diventa praticamente normale e anzi gioco forza guardarsi intorno e guardare cosa fanno gli altri, in che modo lo stanno facendo, se stiamo facendolo in un modo che sia compatibile, in modo che i dati siano rintracciabili banalmente in modo non locale, ma a livello di mercati più ampi. Per questo il fatto che esistano dei nodi regionali e poi un nodo nazionale come DatiGov per noi è molto importante, perché vuol dire che il valore, il dibattito e la questione relativa a standard raggiunge un piano nazionale. E poi come passaggio successivo anche la questione dei portali europei, perché ovviamente sarà il nodo nazionale che si interfaccia cioè con il nodo europeo. Questo passaggio è fondamentale per riuscire a dare valore al singolo dato del singolo piccolo comune, altrimenti quel dato lì è usabile solo localmente e non ha valore. Boh. Cioè, diciamo, perde l'occasione di aver più valore. Quindi nel 2015 abbiamo fatto le nostre linee guida, come vi ho detto, cercando appunto di confrontarci sulle questioni, gli snodi di standard, eccetera, con Agid, e diciamo le nostre linee guida, i punti di forza nel 2015 delle nostre linee guida sono state il fatto che noi stavamo lavorando su una cosa che si chiama la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, e che è parte dell'agenda digitale europea e che abilita il Digital Single Market. Quindi è ovviamente, se stiamo parlando di comunità europea, perché è lì dove i nostri dati speriamo trovino valore, il nodo nazionale è fondamentale, cioè non possiamo starne fuori, ma, ed è anche giusto che sia così. Inoltre, appunto, i dati della pubblica amministrazione sono un bene economico di interesse collettivo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che lavori tipo censimento di base dati, l'attenzione alla qualità, ai modelli di standardizzazione e sostenibilità nel tempo del processo, diventa proprio una delle nuove, diciamo, mission di un servizio pubblico in una società data driven. Noi stiamo gestendo un bene che ha valore collettivo, non dobbiamo sprecarlo, dobbiamo tenerlo bene. Per tenerlo bene c'è anche la faccenda degli standard. Poi c'è tutto un discorso anche sulla georeferenziazione, perché anche quello è un'informazione importante da collegare ai nostri dati. E poi l'importanza, per noi un'altra cosa particolare delle linee guida era il fatto che grazie all'esperienza del Consorzio dei Comuni dei Trentini, che ha strutturato i portali Di tutti i comuni. di tutti i comuni del Trentino, strutturato vuol dire che li ha organizzati in classi informative, cioè tutti usano, si sa cosa si sta mettendo dentro e quella cosa può essere riutilizzata e aperta. Stiamo cercando appunto di mettere, allineare tutte le informazioni che sono sui siti web, quindi il primo contatto che ha una pubblica amministrazione digitale con i cittadini, tutte quelle informazioni non buttarle via, non sprecarle, ma provare a tenerle per vedere a cosa possono servire e sicuramente serviranno.
Allora, questo approccio che abbiamo avuto nel 2015 l'abbiamo trovato, diciamo, aumentato nelle linee guida Agide del 2016 e di fatto abbiamo avviato i contatti con Bolzano per lo sviluppo dello standard di Cataplia per SICAN allineato a quanto era stato sviluppato da Agide con il di Cataplitti. Allora, boh, questo per dire. Questo ve l'ho già un po' anticipato, ma riguarda la questione del fatto che se il web è l'interfaccia diretta con i cittadini, tutto quanto si riesce a fare sul web sono informazioni importanti e su questo ci fa particolarmente di fatto apprezzare anche un lavoro di Agid, quello che sulle linee guida stiamo trovando in merito a tutto il lavoro che sta per partire per riuscire ad arrivare a un catalogo dei servizi, perché i servizi, quelli di cui si sta parlando, saranno online. Quindi tutta la questione di strutturare in qualche modo con dei vocabolari condivisi a livello europeo la parte di base della descrizione dei nostri servizi ha un valore enorme e siamo molto contenti di trovarlo già ben sviluppato sulle linee guida Agid. Perché questo? Perché di fatto stiamo facendo tutti assieme un lavoro come vedete, con il DKTP. Siamo dentro a questo standard, cioè abbiamo praticamente un profilo che permette di essere rintracciabili i nostri dati, i nostri metadati a livello europeo. Abbiamo tutti, se riusciamo a farlo, perché una cosa è avere il profilo, poi bisogna riempire i campi, ma adesso di questo parlerà Marco, delle complessità, però di sicuro abbiamo la strada segnata ed è una strada valida per tutta Europa e quindi i nostri dati sono rintracciabili ovunque. Da un lato questo, da un lato, come vedete, in questo gruppo di standard già disponibili a livello europeo e tra l'altro alcuni già presi in considerazione da Agid, abbiamo anche il profilo dei servizi pubblici che, ops, no, chiudo, dei servizi pubblici che è già stato profilato e arricchito dalle specificità italiane e lo troviamo anche questo citato nelle linee guida del 2016. Quindi, come per riassumere, le linee guida e quello che stiamo facendo in generale, ma anche l'intervento di Gabriele prima, dove parlava dei nodi, dell'importanza del coordinamento, dell'importanza cosa ho scritto qua? Dei dati come infrastruttura di base per l'agenda digitale. Su questo siamo perfettamente allineati e siamo felici di trovare un documento e anche le azioni che si sta facendo a livello nazionale, perché questo rinforza la motivazione che io posso mettere sui titolari dei dati, cioè i colleghi, a spiegare sempre di più che quanto stavamo facendo localmente non è una cosa calata dal cielo, ma anzi è fortemente collegato con le politiche dell'agenda digitale nazionale, europea e che quindi diciamo quello che gli abbiamo fatto è già un po' di lavoro fatto, per cui ai titolari dei dati serve di riuscire semplicemente ad allinearsi a quanto fatto e questo secondo noi è un valore aggiunto forte sulla cultura del dato. Gli sviluppi in termini di catalogo di servizi, come vi ho detto, resta da fare appunto tutta una serie di lavoro per adeguare, di cui vi parla adesso Marco. Forse ho sforato. No, 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 sei Boh, perfettamente nei tempi. perfetto, sono contenta. Grazie, no, vieni, No, vieni qua, andiamo sì, avanti. no, sei giusto, giusto, vado. Grazie, adesso il passaggio del testimone al volo, spero che nessuno si perda. Niente, io sono Marco, lavoro con Francesca, faccio lavoro per l'Inhouse che lavora per la provincia autonoma di Trento e per i comuni, quindi assieme seguo gli aspetti un po' più tecnici e volevo brevemente in 5 minuti solo dare alcuni elementi tecnici, poi sono a disposizione, poi riapro approfondimenti. In particolare per quanto riguarda
l'aspetto che ha comportato questo passaggio a DKTP, che poi dopo Ivo anche lui toccherà, magari più in particolare per i dati geografici. In particolare, scusa, no, è andato un po' veloce, scusate. Ok. In particolare, vabbè, l'architettura del nostro catalogo, nulla di nuovo, però fondamentalmente volevo sottolineare l'aspetto che è cruciale per poi anche adeguarci a questo tipo di standard, che in particolare sulla metadatazione del catalogo, ma varrà anche poi per i dati, quando riusciremo anche a lavorare sull'aspetto di standardizzazione dei dati in sé. È cruciale riuscire ad automatizzare i processi verso i sistemi che poi riproducono questi dati, perché ovviamente è bello, abbiamo iniziato 3 anni fa, 4 anni fa, con i primi dataset presi al volo, ma poi dopo alla fine questa cosa deve essere sostenibile. E in particolare, ad esempio qui vi riporto quello come fatto Dati Trentino, ma poi anche Dati Rete Civica Bolzano, non è dissimile da questo punto di vista. Abbiamo dei processi di harvesting che vanno a raccogliere dei dati da alcune sorgenti. Abbiamo 3 principali sorgenti, che sono il sistema dei comuni, il sistema dei dati geografici, che è quello che tra l'altro va anche a alimentare il sistema RNDT nazionale, e il sistema dei dati provinciali, cosa che in particolare, e ognuno di questi ha delle sue peculiarità, tra l'altro anche delle peculiarità che vuole anche dire diciamo delle tempistiche anche diverse per poterci agire sopra, percezioni diverse anche del problema. E poi dopo, oltre a queste 3 sorgenti automatiche, comunque abbiamo sicuramente un insieme di dati che sono quelli pubblicati a mano, che sembrano essere quelli più facili, ma alla fine sono anche quelli più difficili da manutenere, perché ovviamente c'è tutta una problematica legata al fattore umano di poi chi li manutiene realmente. E quindi in particolare il nostro sistema ha degli harvester. Stiamo provando a sperimentare non solo degli harvester diciamo, in raccolta dal centro verso la periferia, ma anche dalla periferia verso il centro, in particolare sul sistema dei comuni, perché comunque di per sé anche gestire, quando i flussi cominciano a essere tanti, cominciano a essere diverse centinaia, anche a livello centrale, ecco, il tipo di monitoraggio di questo processo può essere fatto fino a un certo punto, quindi bisogna comunque anche cercare di vedere come delegare la propagazione poi di questi dati. Diciamo, ecco, il tempo è limitato, scusami, clicco sempre la frecciolina, ma poi non si muove, quindi poi esatto, poi viene in ritardo. Questo in particolare cosa vuol dire? Vuol dire che nel nostro caso, adesso come diciamo incidentalmente, ma non perché ce n'è, insomma, non per vantarsi direttamente, ma perché abbiamo un numero di dataset per una serie di regioni che è di un certo tipo, effettivamente questo problema appare ancora di più adesso che passiamo a DKTP, ad esempio, perché adeguarsi a DKTP, aggiungere alcuni metadati, a questo punto ci crea, diciamo, una discontinuità temporale. In qualche modo adesso dobbiamo aggiungere dei metadati che prima non avevamo. E non è che facendo l'estensione automaticamente i dati appaiono, ma qui c'è anche un lavoro fatto assieme ai titolari dei dati, assieme ai servizi, che tra l'altro non è neanche necessario che sia immediato, perché aiuta proprio anche a riuscire a riprendere la relazione con i servizi, alcuni che magari in qualche modo erano da mesi che non aggiornavano più i loro dati. E qui in questa slide potete vedere che dei 5.000 dataset, io prima avevo accennato a 3, c'è anche una mappatura quantitativa, no? Quanti sono i dataset che arrivano dal sistema comuni, quanti che arrivano dai geodati. Alla fine ne abbiamo comunque un 200 che sono fatti a mano. E quindi insomma dovremmo metterli a posto. Noi li abbiamo ancora messi a posto, li stiamo per mettere a posto, e il mettere a posto questi metadati avrà un impatto diverso, con tempi diversi. Quindi ecco, insomma, di nuovo, mannaggia, scusate. Nella slide potete anche vedere un esempio. Adesso Italo probabilmente riprenderà questo tema qua. Volevo solo fare un accenno, perché comunque l'estensione in qualche modo è già stata adottata anche da alcune altre regioni. Io non so neanche tutte, accenno all'Emilia-Romagna, alla Toscana, alla Sardegna. E allora anche compilare questi dati potrebbe essere fatto in maniera comune. Quindi noi abbiamo fatto un vademecum, anche l'Emilia-Romagna sta facendo un suo vademecum. Stiamo cercando anche di documentare questa cosa, di sentirci, per avere un documento che ad esempio possiamo poi far circolare, non reinventiamo la ruota,
E tra l'altro raffiniamo anche alcuni elementi della metadatazione assieme con Agid che forse, ecco, vanno ancora, diciamo, raffinati un pelo. Faccio l'esempio del dataset ID. Insomma, ci sono alcuni anche elementi peculiari, come usare il codice IPA degli uffici. Ecco, insomma, abbiamo alcuni elementi che ovviamente nella specifica si è tentato di specificare, ma che adesso forse praticamente possiamo veramente anche poi raffinare meglio. Tutto qua, essenzialmente. E ci sono alcuni link e passerei la voce a Ivo che vi parlerà un po' di più anche dell'aspetto di Harvester dei dati geografici e dell'estensione. Ragazzi, c'erano un paio di domande per voi. Io non so se, volevo, se lo trovate nel contenitore domande, che è una roba Sì, che ce n'è vediamo una. noi. Sì, c'era Luca che vi chiedeva, insomma, riguardo le statistiche del portale, utenti, download e cose simili. Sì, c'è un C'era link. anche. C'è un link alla fine, noi aggiorniamo la pagina. Scusa, Francesca, dillo tu. Sì, allora, nell'ultimo link che vi abbiamo dato, cioè noi facciamo un rapporto Periodico. periodico sullo stato con un po' di KPI. In tutti questi anni abbiamo visto sempre un aumento di download e di entrate e di visite nei siti. Sulla capacità di monitorare l'uso che ne viene fatto veramente dei dati, è una delle questioni con cui discutiamo spesso con Marco, perché dico: ma perché non si mette questo? E lui dice: no, non si può, perché Beh, ci sono degli gli aspetti tecnici analytics. su anche capire il download, perché ovviamente tu puoi tracciare sul catalogo fino a un certo punto quello che l'utente fa con i dati, anche dire quanta gente l'ha scaricato fino a un certo punto può essere detto che l'abbia usato. L'ideale sarebbe capire chi l'ha usato, ma quanto l'ha usato veramente. E su questa cosa qui purtroppo dovremmo mettere su o sviluppare un dialogo con chi poi riutilizza i dati. Noi abbiamo delle statistiche, arrivano fuori dai Google Analytics, abbiamo fatto alcune anche valutazioni, monitoriamo, però ecco, risolvere il problema che accenni tu, che è un problema cruciale, ci va qualcosa in più che semplicemente tirare fuori le analytics. E comunque la cosa interessante in tutti questi anni è che è continuato a aumentare quantomeno la curiosità, cioè la necessità di andare a vedere cosa sta succedendo. Oltre al fatto che abbiamo effettivamente dei dataset, tipo il dato dei trasporti, dataset dei trasporti, eccetera, che li vediamo che sono anche quelli più guardati, per cui probabilmente è più probabile che siano anche quelli più usati. Ivo, Francesca, forse posso dare anch'io un piccolo contributo in questo senso. Mi sentite? Sì. Per ciò che riguarda, non so, il numero degli accessi, dipende moltissimo dal tipo di dataset che viene offerto nel portale. Se adesso io penso per esempio al nostro web service dei dati meteorologici, lì posso dire con tutta tranquillità che vengono massicciamente utilizzati in maniera cioè, quotidiana, dal punto di vista, visto che abbiamo circa 2 milioni di request al giorno per questi dati, per cui questo dato aperto viene massicciamente utilizzato. Per altri dataset invece viene utilizzato un po' Io, meno. guardate, ne approfitto solo un istante, visto che è una delle parole chiave che ha usato Marco nella sua esposizione, quella della sostenibilità. Peraltro è un problema che ci si sta ponendo anche a livello europeo, nel senso, ho appena messo in chat un link a un report appena realizzato dal data portal europeo, che pone proprio al centro la sostenibilità dei cataloghi e quindi delle risorse. È una riflessione seria che, anzi, potrebbe essere magari lo stesso ragionamento fatto a livello europeo, peraltro il report parte analizzando una serie di casi studio, quindi è una cosa molto vicina anche alle problematiche o alle questioni che, come veniva fuori dalla discussione, si pongono i gestori dei portali. Potremmo anche provare, lo dico alle persone presenti in aula e a quelle ovviamente presenti in chat, a rilanciare anche a livello italiano su questa parola chiave della sostenibilità e su cosa comporta. L'Unione Europea la scompone in cinque aspetti principali, uno di questi è le metriche, peraltro è una cosa che viene fuori dalla discussione, un altro è l'aggiornamento automatico dei dati, piuttosto che la governance, l'economia che c'è dietro a sostenere un portale e il ritorno dell'investimento che poi cioè, ci fa particolarmente piacere che siano massicce le request ai dati meteorologici che ho appena citato io.
Senti, detto questo, io passerei, vi forse ripropongo le slide di Ivo, ecco qui, e anche per rispettare un po' i tempi, Ivo, ti passerei la parola. Ok, buongiorno a tutti, spero che mi possiate sentire tutti quanti in maniera molto chiara e forte. Per me è un particolare piacere adesso parlare della nostra esperienza fatta con le linee guida AGID 2016 e in particolare per ciò che riguarda con il profilo applicativo DICAT-APIT. A questo pubblico così vasto, così interessato, questo sicuramente è una molla, un'ulteriore molla per andare avanti nel nostro percorso. Allora, il percorso adesso appunto prevede appunto questa milestone che ci fa molto piacere, che adesso anche il sito dati.gov.it pubblica il fatto che Trento e Bolzano adottano e rendono disponibile l'estensione SICAN del profilo DICAT-APIT. Questo è ovvio, è comunque il nostro, rientra nel nostro spirito del riutilizzo non solo dei dati, ma anche delle cose che facciamo, dei documenti che produciamo, delle soluzioni IT che produciamo, e in questo senso mettere a disposizione delle altre regioni italiane questo lavoro che abbiamo fatto, per noi risulta praticamente naturale. Allora, cooperazione e condivisione, continuo con questo discorso di condivisione e di riutilizzo. Francesca e Marco l'hanno già accennato prima, con loro abbiamo una strettissima collaborazione già da parecchio tempo, visto che abbiamo un orientamento, diciamo, pragmatico e un approccio pragmatico molto simile. Abbiamo la piattaforma SICAN, praticamente quasi identica, e da questo punto di vista abbiamo sentito la necessità di condividere sia la modalità di procedere, le mete che ci siamo posti, gli standard, proprio in questo frangente stiamo parlando appunto dello standard del profilo applicativo di DICAT-APIT, della soluzione tecnica. Abbiamo pensato di svilupparla insieme condividendo sia l'approccio, sia anche la modalità di sviluppo, le cose che dovevamo fare, e questo l'abbiamo fatto anche in condivisione di costi, cioè ci siamo suddivisi proprio la spesa. E questo è successo in maniera estremamente poco burocratica e estremamente semplice, secondo me molto pragmatica. Per cui abbiamo abbattuto tutta una serie di cose che altrimenti, ne so, di documenti scritti, di formalizzazioni, e in questo senso abbiamo praticamente stretto sia i tempi e anche l'effort e il costo. Comunque, sempre grazie ai colleghi trentini, perché con loro, con la loro professionalità e la loro voglia di fare, che anche per me è sempre, ci tiriamo, ci spingiamo sempre reciprocamente, e questo fa sempre molto piacere nella quotidianità, che non sempre è molto, molto, molto rosea. Certo, nel gennaio 2016, quando è partita la consultazione pubblica sul profilo nazionale di DICAT-APIT, noi avevamo le nostre riserve. Insomma, c'è già un profilo applicativo europeo, ma perché ci siamo chiesti perché ce ne vuole uno anche italiano adesso a questo punto? Quello italiano pregiudica, per esempio, questo per noi è per ciò che riguarda le nostre attività cross border, per esempio con l'Austria, era importante
che il profilo italiano non pregiudicasse la cooperazione applicativa verso i nostri colleghi d'oltre confine. Abbiamo anche un pochino avuto questo timore che potesse in qualche maniera risuccedere quello che era successo nel 2010 con con l'allegato 4 del decreto legislativo 32, perché ci aveva messo un attimino in difficoltà, che poi è stato per fortuna corretto successivamente. Comunque avevamo le nostre riserve e per cui ci siamo detti, ma qui adesso vediamo come possiamo lavorare insieme ad Agid per capire meglio che cosa succedesse. Allora, subito ci siamo aggregati a questa area di lavoro comune di OT11 e OT2, l'area di lavoro comune Data e Open Data Management. Nel mio caso, il mio contributo lì è stato veramente molto, molto esiguo. Ma per me è stato molto importante capire di che cosa si discutesse lì per capire meglio che cosa mi aspettava e che cosa e come potevo intervenire nel caso secondo me doveva essere necessario. Comunque, nell'ambito del lavoro fatto nell'ambito di questa area di lavoro comune, ho potuto prendere coscienza che appunto che linea prendevano le nuove linee guida per l'Open Data del 2016 qui ho capito molto bene che insomma il DKTP IT si doveva per forza adottare e che non sarebbe stato un problema anche per la nostra amministrazione, visto che il profilo italiano non è null'altro che una specializzazione di quello europeo, per cui tutti i nostri metadati sono riconducibili a quelli europei, per cui va molto bene. E questo è successo nell'ambito di questa area di lavoro comune. In più anche abbiamo potuto un po' approfondire, sempre nell'ambito di quest'area di lavoro comune, abbiamo potuto approfondire anche quali erano gli altri aspetti delle nuove linee guida. Una parola adesso per ciò che riguarda come popolare i nuovi metadati previsti, in particolar modo quelli obbligatori previsti dal profilo applicativo di KTP-IT. Per ciò che riguarda in questo caso, con questa slide mostro come abbiamo risolto, diciamo, la problematica della valorizzazione dei metadati geografici che arrivavano dal nostro portale, dal nostro geoportale, che già da metà del 2015 è in funzione ed eroga appunto i dati secondo le regole tecniche del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali. Qui abbiamo costruito un harvester apposito che ci permetteva di andare a pigliare nei metadati RNDT i metadati che nel DKTP ci servivano. E questo se consideriamo, adesso noi non abbiamo migliaia di dataset esposti come per esempio i nostri cugini trentini, ma abbiamo per esempio dei 400 dataset esposti in questo momento. Tra l'altro ci sono anche tutta una serie di serie di dati, per cui in realtà come dataset singoli sono parecchi di più. Comunque, come dataset geografici ne abbiamo oltre 230 circa, e per questi abbiamo potuto appunto attivare questo harvester che praticamente federando il portale Open Data di KTP-IT
con il portale, con il geoportale. Qui è un piccolo estratto, con questa tabella mostra un piccolo estratto di come abbiamo lavorato insieme ai nostri fornitori per ciò che riguarda adesso il mapping di RNDT verso il DKTP. Questa tabella è molto più lunga di quanto non possa essere rappresentata in questa slide. Però, insomma, in questa maniera siamo riusciti con più passaggi, diciamo, con più reiterazioni a popolare, a valorizzare molto bene i campi di catapiti. La cosa è diversa per i dataset non geografici, per cui lì non avevamo una fonte, diciamo, automatizzata a cui attingere. Qui adesso, ovvio, questo è un esempio, diciamo, un po', in questa slide un po', forte, nel senso che qui sono andato a pigliare proprio un dataset dove avevamo relativamente pochi metadati, disponibili da riutilizzare, dal vecchio SICAN al nuovo DKTP. Per questi, dataset, ripeto, sono circa anche questi, circa 200. Dovremmo fare un passaggio a mano insieme ai nostri titolari, ovviamente, i titolari dei dati, per valorizzare questi campi che in questo momento, come vedete, tanti mancano ancora da essere compilati. Le reazioni sono state veramente molto simpatiche, anche a livello europeo. Abbiamo avuto da parte, siamo in contatto anche con i colleghi del portale Open Data europeo, hanno accolto molto volentieri questa nostra iniziativa di implementare il DKTP-IT, e loro ci hanno fatto anche un bel po' di pubblicità. Molto, molto piacevole. Sulle linee guida elaborate da AGID nel 2016 per noi sono estremamente importanti. Adesso stanno circolando in maniera, diciamo, molto capillare all'interno della nostra amministrazione, nell'amministrazione provinciale di Bolzano. E tanto è vero che abbiamo deciso anche di tradurle in lingua tedesca, cosa che è successo appunto in questi giorni. Ieri ho avuto la prima versione delle traduzioni, mi sembrano riuscite molto bene. Adesso le stiamo validando, poi le mettiamo a disposizione di Agid anche. Affinché possano essere diffuse anche oltre la nostra amministrazione. Ma per noi è importante che, per esempio, anche i comuni che sono un pochino più restii in questo momento ad aprire i loro dati, ricevano in mano uno strumento che possa essere di aiuto per il loro lavoro. Benissimo, questo sarebbe, diciamo, stato il mio Grazie contributo. mille, Sono a grazie. disposizione per Penso che, domande. no, c'è Francesca che stava commentando qualcosa in chat, comunque c'è stata una discussione, io ti ringrazio molto, penso di che interpretare l'invidia di tutti al momento in cui ci hai detto che la collaborazione anche sul piano economico fatta con i vostri cugini lì accanto è stata molto lieve da un punto di vista burocratico, non so, nessuno si è espresso via chat, però penso che più o meno tutte le persone che lavorano da quest'altra parte Sì. ti abbiano guardato con estrema invidia. Io direi, chiederei a Oscar e Ferdinando di affacciarsi, aspettate che riprendo la vostra, perfetto, vi vedo. A questo punto direi, rispettando in maniera estremamente precisa i tempi e grazie ai nostri relatori, vi passerei la parola e per qualunque cosa, lo dico per i nostri utenti, potete continuare a sentirci via, ci possiamo continuare a sentire via chat. A te Oscar, grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Sovani Oscar, sono il responsabile in Regione Lombardia dell'attuazione delle agende digitali e di semplificazione e poi sono responsabile del portale Open Data. Allora, cominciamo con
l'illustrazione del percorso. Ok, io farò un intervento sul primo punto, il programma pendente di Regione Lombardia, poi Ferdinando Ferrari toccherà gli altri due argomenti macro, dati interessanti e usati, cosa stiamo facendo per adeguarci alle linee guida nazionali. Allora, ecco, il nostro percorso è cominciato con l'agenda digitale Lombardia. Siamo stati la prima regione a approvarla nel lontano 2011 e ovviamente tra gli obiettivi strategici dell'agenda avevamo messo anche un obiettivo legato alla valorizzazione del dato pubblico, delle informazioni pubbliche, con ovviamente il corollario delle modalità per una pubblicazione in formato aperto. L'esempio a cui abbiamo fatto riferimento, quello pionieristico della Regione Piemonte. Ora, approvata l'agenda con gli obiettivi strategici, a gennaio 2012 abbiamo approvato una delibera, la 2904, e abbiamo approvato i criteri per la gestione del processo che porta dall'analisi dei dati fino alla pubblicazione. Quindi abbiamo definito il percorso per tutte le direzioni generali della Giunta, ma anche per i nostri enti del sistema come direttive. Nel 2012 il successivo step è stato, come vedete in tempi abbastanza contenuti, il lancio del nostro portale Open Data dati.lombardia.it. Successivamente abbiamo detto, bene, abbiamo fatto i primi passaggi in casa nostra, vediamo di coinvolgere anche il mondo dell'autonomia locale, che sapete Lombardia è molto articolato perché abbiamo ancora 1530 comuni, 23 comunità montane, una settantina di unioni comuni. Quindi, voglio dire, la platea dei possibili destinatari e dei soggetti con cui parlo, ovviamente stiamo parlando del lato pubblico, ci direzioniamo continuamente, è molto ampia e variegata. Quindi abbiamo approvato anche delle linee guida, quindi in questo caso non erano più dei criteri barra direttive che si applicano, ma erano delle linee guida a disposizione degli enti locali. Successivamente, quindi facciamo un salto di un anno e mezzo, nel frattempo ovviamente abbiamo cominciato a rapportarci con gli enti locali, poi vi dirò come abbiamo cercato di coinvolgerli. Nel 2014, a luglio, abbiamo fatto anche una proposta di dataset e formati per gli enti che abbiamo detto, ma noi come affrontiamo questo tema? Partiamo da un elenco di possibili dataset che abbiamo ovviamente concordato con la rappresentanza di ANCI, in particolare ANCI Lombardia, e anche i formati. E da lì è partito tutto un percorso di supporto tecnico-specialistico, ma non solo, offerta di servizi con il nostro portale a disposizione gratuitamente degli enti locali. Allora, ovviamente per quanto riguarda le linee guida per gli enti locali abbiamo ripreso il tema dell'esperienza già maturata all'interno di Regione Lombardia. E gli argomenti che abbiamo trattato, le linee guida che sono tutte ovviamente pubblicate sul nostro sito dell'Agenda Digitale Lombarda, trattano in modo generale il tema, ma possono essere adeguati e adattati a qualsiasi realtà. E abbiamo anche definito un metodo organizzativo, un approccio organizzativo, perché almeno il nostro tentativo è sempre stato quello di avere il più possibile un approccio pragmatico che tenesse conto sia per casa nostra che per gli enti locali anche di una sostenibilità, perché quando poi si, come dire, affrontano questi temi bisogna sempre tenere conto, uno, di quali sono i costi poi da sostenere nel tempo e quali sono le competenze da mettere a disposizione o da coinvolgere. Abbiamo anche definito una modalità di adesione alla piattaforma regionale, quindi proprio per evitare che ci fosse una frammentazione dei portali a livello locale, al fatto che noi puntavamo eventualmente anche una federazione di altri portali, ma devo dirvi che nell'esperienza che abbiamo fatto in questi anni, noi non abbiamo mai fatto harvesting perché gli enti, quando hanno approfondito con noi la possibilità di utilizzare il nostro portale, i nostri servizi, hanno deciso non di fare un percorso in proprio, ma di utilizzare quello che c'era già, per le motivazioni più varie, ma che sostanzialmente sono di
difficoltà anche per i grandi enti di mettere in piedi un processo di questo tipo, mancanza talvolta sicuramente di competenze e anche di risorse da dedicare a questo tema che, come dico, ho detto anche recentemente in altre riunioni con persone che si occupano del tema argomento oggi di discussione e di informazione, è ancora un fenomeno di nicchia, perché abbiamo visto i dati iniziali, parliamo di un'ottantina di amministrazioni, certo forse adesso dovremmo contare quelle che meritoriamente le province autonome hanno coinvolto, però parliamo sulla totalità di amministrazioni pubbliche italiane come numeri, è ancora un fenomeno di nicchia e quindi dobbiamo porci le domande sul perché, quello che almeno da noi abbiamo sempre tenuto con forte attenzione. Quindi abbiamo previsto le modalità per aderire al nostro portale. Qui vedete, è un esempio, comunque dopo le vedrete con attenzione il materiale verrà messo a disposizione di tutti. Noi lavoriamo sugli standard, e qui vedete degli esempi con, ad esempio, prendiamo aree ambiente, aree verdi, qual è il lavoro che abbiamo fatto per poi attivare un percorso sia interno che con le autonomie locali. Qui è un'immagine del nostro portale dedicato all'Agenda Digitale Lombarda, dove, come vedete, quello che abbiamo fatto come supporto al trasporto logistico agli enti locali non è solo quello di mettere a disposizione la piattaforma, ma anche di fare corsi online, linee guida, abbiamo fatto vari webinar, abbiamo fatto anche iniziative, poi magari ve lo dirà un po' più nel dettaglio Ferdiano Ferrari, di molto concrete. Abbiamo invitato alcune amministrazioni locali dicendo portati un dataset e nella stessa giornata abbiamo pubblicato il dataset sul nostro portale. Proprio, quindi è stata una questione di ora, ovviamente eravamo preparati per farlo insieme a loro. Questa è l'home page del nostro portale, dati.lombardia.it. Vedete qua in alto che alcune amministrazioni, quelle diciamo più importanti che hanno pubblicato, deciso di pubblicare sul nostro portale più dataset, hanno un loro microsite, un loro microsito. Quindi hanno usato proprio la nostra interfaccia. Ovviamente possono anche fare embedding dei dati anche nei loro portali. Noi abbiamo enti del nostro sistema regionale, che Finlombarda, la nostra finanziaria regionale o altre, che fanno anche embedding dei nostri dati. Ora, datilombardia.it è un portale che ha una serie di servizi, varie funzionalità. Noi, quando abbiamo fatto la scelta nel 2012 di acquisire e pagare dei servizi a un fornitore che è Socrata, che come sapete gestisce i portali dell'amministrazione americana, di varie città americane, Los Angeles, New York e altre, ma anche la Banca Mondiale. E noi siamo stati, abbiamo, come dire, siamo stati i primi in Europa a decidere di affidarci a loro. Perché l'abbiamo fatto? Prima di tutto per i costi. Veramente irrisori, parliamo di 2.000 dollari al mese. E poi anche perché era uno strumento pronto per l'uso, quindi la scelta è stata anche fatta di muoverci per tempo, non dover intervenire sui nostri sistemi informativi, sarebbe stato un percorso molto più complesso, molto più lungo e molto più costoso per noi. Ovviamente a distanza poi di 5 anni e confidando che vengano fatte anche delle scelte a livello nazionale su eventuali piattaforme a disposizione di tutti, non è per noi una scelta definitiva. È quella che è stata più utile, più comoda e più proficua per i nostri obiettivi. Quindi vedete, c'è un'area social e un motore di ricerca, ci sono i micrositi, poi qui le categorie, le istruzioni per chi sviluppa, il blog, e abbiamo anche una parte dedicata a chi vuole
mettere in evidenza quanto fatto. È vero come per le province autonome che non abbiamo un polso della situazione degli utilizzi, però abbiamo un po' di feedback, ad esempio Cerved sta utilizzando i nostri dati, ad esempio sulla certificazione energetica degli edifici e sta facendo mashup con altre informazioni che poi rivende a soggetti. Quindi abbiamo dei casi di utilizzo dei nostri dataset per fare business, per creare occasioni di business. Allora, il coordinamento degli enti locali sono realtà strutturate, però comunque vi dico, adesso cioè, mi è sfuggito un po', aspettate un secondo che torniamo, eccolo qua, sono realtà strutturate, no, forse non le sono stato qualcun No, altro, ho va fatto bene. scorrere, attualmente, vedete, città metropolitana, attualmente, a breve avremo un incontro anche con il Comune di Milano che sta valutando se utilizzare il nostro portale. Ovviamente noi saremmo ben contenti di mettere a disposizione la nostra interfaccia per una realtà così importante. Qui ci sono degli esempi, come vedete qui ovviamente uno entra nel microsito del Comune di Bergamo e ci sono i 39 dataset del Comune di Bergamo. Poi abbiamo altri esempi, Comune di Monza, 27, la provincia di Monza e Brianza. Ecco, qui diamo anche alcuni dati sul se funziona o meno. Noi abbiamo, qui qualcuno probabilmente sta facendo scorrere le nostre slide. Aspetta che ci torniamo su. Se torniamo, ecco, chiederei a tutti di lasciare la gestione in questa fase a noi. Eccolo qua. Quindi, nel 2014 avevamo circa 175.000 pagine visitate e 48.000 download. Vedete, la crescita è veramente significativa, siamo arrivati nel 2015 a 222.000 con 97.000 download, più 100%, e poi nel 2016 siamo arrivati a un più 150% sulle visualizzazioni e un più 90% sui download. Anche qua c'è un'altra modalità di rappresentazione che testimonia del fatto che almeno c'è un forte interesse da parte. Ecco, qui vedete anche, al 24 febbraio 2017 abbiamo 2.654 oggetti in catalogo, li teniamo così perché effettivamente noi ne abbiamo pubblicati 1.762. 892 sono derivati, cioè sono creati. Soprattutto da imprese o da liberi cittadini o professionisti che hanno creato filtri, grafici, mappe. Ovviamente per noi è importante perché è un'altra testimonianza che il servizio che mettiamo a disposizione viene considerato utile. Ecco, io avrei terminato, magari prima di lasciare la parola a Cristian Ferrari, quello che dico è ovviamente noi lo viviamo giorno per giorno sulla nostra pelle. Quello che conta effettivamente è che avere un percorso, dei processi il più possibile standardizzati e formalizzati, avete visto delibere, quant'altro, linee guida, noi abbiamo costituito anche un gruppo di lavoro permanente con referenti di ogni direzione generale e di ogni ente del sistema che coordiniamo. Abbiamo poi ovviamente Lombardia Informatica che ci affianca e ovviamente la relazione con i tecnici e le persone che gestiscono Socrata per noi è sempre occasione di accrescimento delle nostre competenze e del nostro know-how. Però è fondamentale il tema dei centri di competenza dedicati che sgravano le piccole realtà di un compito che è oltre le loro forze. In Lombardia il 80% dei comuni sotto i 2.000 abitanti, quindi è illusorio pensare che questo sia un processo che può essere gestito dal basso. Quindi tutti come dire, le iniziative, i percorsi che in qualche modo accentrano un processo, ma sempre in una logica collaborativa e federativa, sono probabilmente le modalità che riescono a portare avanti il percorso. Però sappiamo che dobbiamo dircelo in modo molto franco, è un fenomeno ancora di nicchia su cui c'è molto da lavorare insieme. Ovviamente chi l'ha fatto, quindi chi ha sviluppato delle competenze, deve metterle a disposizione degli altri in una logica di rete. Grazie. Grazie.
Eccomi qua. Allora, io parto subito con degli esempi che noi abbiamo registrato di riutilizzo dei nostri dati, che sono dati che riutilizziamo sia internamente noi per alcune attività, vedremo, ma anche riutilizzi esterni e dei riutilizzi anche abbastanza originali, come in questo caso per esempio. Il Comune di Bergamo pubblica sul portale Dati Lombardia IT il dataset dove ha registrato gli incidenti stradali nel suo territorio. Accade che l'Eco di Bergamo, il giornale, prende questi dati, comincia a rielaborarne, ne fa una serie di interventi, di articoli, anche di data journalism, e questi articoli quindi vengono pubblicati in più numeri dell'Eco di Bergamo, diventando una sorta di storia. L'amministrazione comunale decide di utilizzare anche questa storia per fare degli interventi sul proprio territorio, quindi questo per noi è proprio un caso di riutilizzo molto proficuo dei dati che sono stati messi in formato aperto sul nostro portale. Quindi ci sono stati degli interventi da parte dell'amministrazione sulle aree che sono più a rischio per migliorare la viabilità. Non soltanto, questi articoli sono serviti anche all'amministrazione per parlare con la società civile che chiedeva il perché del fiorire di questi cantieri che stavano nascendo nella città. Questo invece è un utilizzo che è tutto interno nostro, nel senso che noi abbiamo pubblicato dei dati sui beni culturali che sono diffusi in regione e che abbiamo registrato, e adesso stiamo sviluppando un'app che attinge da questi dati, quindi consente di fare ricerca. È una app che si basa sul concetto di Around Me, per cui fa vedere che cosa c'è intorno a me in questo momento, però mi consente anche di fare della ricerca, consente anche di attingere a delle informazioni di dettaglio fino alle fotografie sul singolo bene. Dicevo, questa è un'app che sta per essere pubblicata sugli store e sarà a disposizione quindi poi di tutti i cittadini. Nell'ambito del commercio invece abbiamo tutta una serie di riutilizzi che sono sia interni che esterni, ovvero ci sono esempi di utilizzo per farne poi delle mappe all'interno di portali che sono locali del territorio, quindi l'elenco delle fiere dei mercati che sono stati pubblicati, ancora dei riutilizzi in ambito di data journalism, e quindi diffusione delle informazioni prelevando i dati dal nostro portale da parte di testate giornalistiche. Casi di embedding all'interno di portali direttamente dei dati che sono a disposizione, ma anche delle informazioni e degli strumenti per fare per poi gestire e rielaborare questi dati. Ci sono poi degli utilizzi di cui siamo a conoscenza che sono interni a delle aziende, per cui pescano i loro dati i nostri dati per inserirli nei loro sistemi informativi e migliorare quindi la loro attività di produzione. Questo è un caso, è stato citato prima Served, ma ci sono poi anche semplicemente associazioni, la società civile, che prendono questi dati e ne fanno un uso loro anche sui loro siti, molto semplicemente linkandoli all'interno delle loro pagine. Sono alcuni esempi di attività. Si diceva prima, è un po' difficile riuscire a intercettare tutti gli usi che sono fatti con i nostri dati. Certo, il fatto che le statistiche sui download aumentano e ci accorgiamo che ci sono dei momenti di picco ci fa pensare che ci sono dei riutilizzi proprio per funzionalità molto anche avanzate. E inoltre c'è il fatto che vediamo utilizzate gli API per andare a interrogare i nostri dati. Noi abbiamo tentato
anche di creare un dataset dei riutilizzi che abbiamo a conoscenza, per cui questo dataset è disponibile direttamente sul portale Open Data. Non soltanto sul portale Open Data c'è un form per cui chiunque sta riutilizzando dei dati e ce lo vuole segnalare lo può fare immediatamente e viene immediatamente aggiornato questo dataset. Ovviamente siamo poi in contatto con dati GovIT, per cui sappiamo che il prossimo 8 marzo questi dati saranno catturati nuovamente in harvesting dal portale, quindi stiamo già cooperando anche con Agit per questa attività. Che cosa stiamo facendo per adeguarci alle linee guida nazionali? Prima abbiamo scritto in chat che per noi abbiamo delle perplessità ancora sul fatto del passaggio al DKTP underscore IT, perché se non altro, se, vedo già anche che c'è una domanda su questo argomento. Noi abbiamo un servizio e sappiamo con certezza che possiamo tranquillamente sposare DKTP e stiamo già facendolo. Per passare al DKTP underscore IT bisognerà per forza chiedere un aggiornamento di questo servizio. Questi sono tempi e costi sicuramente, oltre a dover intervenire al nostro interno, come ho sentito dire anche dai relatori precedenti che hanno degli interventi sia automatici che manuali da svolgere. Per cui ci sono sicuramente anche delle questioni di risorse su questo fronte. Cosa vera è però che anche noi abbiamo contribuito alla creazione, alla proposta di paniere di dataset che potrebbero essere di interesse anche a livello nazionale. Stiamo cercando, dove riusciamo anche all'interno del nostro sistema informativo, di adeguarci a quelle che sono le richieste di questo paniere, quindi di andare a pubblicare con precedenza quei dataset che sono lì, richiesti. Ho già parlato dell'integrazione con dati GovIT e del fatto che stiamo già tentando di applicare il protocollo DKTP e stiamo collaborando anche con delle università, magari vedremo un pochino più avanti questa cosa, per valutare come si può arrivare anche all'underscore IT. Stiamo anche facendo dei ragionamenti sulla categorizzazione, perché abbiamo visto che ci sono delle proposte di standard a livello europeo, per cui le categorie in cui sono raccolti i nostri 1700 e passa dataset, che forse necessitano di una revisione per poterci adeguare il più possibile anche a questa proposta, di categorizzazione a livello europeo. Si è parlato già in modo molto spinto, diciamo, del tentativo che stiamo facendo di coinvolgere il territorio con la diffusione delle competenze. Lo stiamo facendo sia sulle amministrazioni locali, ma anche per esempio andando a incontrare le scuole superiori e anche le università, gli ordini dei giornalisti, perché il tema data journalism è stato un tema che è un po' esploso alla fine dello scorso anno e quindi abbiamo avuto anche degli interventi in questo campo e contiamo poi di riproporli. Stiamo continuamente cercando di migliorare anche i dati che sono presenti nella nostra piattaforma. Non è più per noi un problema di pubblicare dati il più possibile, ma proprio di andare anche a migliorare la qualità dei dati che mettiamo a disposizione, anche di presentarli meglio, quindi anche una vista che non sia di mero catalogo sui dati che mettiamo a disposizione, ma anche che dia maggiore evidenza sulle informazioni che sono correlate, che sono in questo momento effettivamente un po' nascoste in un bottone informazioni in alto a destra, però meriterebbero maggior evidenza. Non soltanto, poi stiamo anche sperimentando degli strumenti che consentono di fare già delle elaborazioni molto più spinte rispetto al normale filtro mappa che già adesso si possono fare, per cui la possibilità di fare delle vere e proprie infografiche interattive o di fare con perspective delle narrazioni che tengono conto e che prendono i dati laddove occorrono, quindi anche di fare un riutilizzo delle informazioni in questa direzione. Ok, parlavamo della collaborazione che è stata fatta con
il mondo universitario, soprattutto presenza per raccontare che cosa è Open Data e che tipi di utilizzi se ne possano fare anche in chiave di data journalism, è un'attività che contiamo di riprendere. Un'altra attività è quella di sperimentale, collegata con un paio di università che hanno aderito in questo momento, quindi Milano Bicocca e Brescia, che hanno dei progetti sperimentali che riguardano proprio l'analisi della qualità dei dati, il miglioramento delle informazioni disponibili, piuttosto che non anche la possibilità di migliorare il reperimento delle informazioni. E qui invece un elenco di dove siamo andati a raccontare del tema data journalism e dell'utilizzo delle banche dati. Io a questo punto credo di non avere altro da raccontarvi. Se ci sono domande, spero di essere rimasto in tempo. Sei perfettamente in tempo, Ferdinando. È arrivata qualche domanda, sia durante il tuo intervento che durante l'intervento di Oscar. Alcune cose le hai già più o meno affrontate nel tuo intervento, ad esempio DKP e il modo in cui DKP ti incide anche sulla piattaforma Socrata. C'era Fabrizio Chiolle che ti chiedeva al volo informazione se conosci perché Bergamo, cioè cosa rende Bergamo più forte dal punto di vista delle parti, cosa le permette di pubblicare maggiori dati, così come ti leggo anche l'altro, c'è una domanda di Francesca Gleria su una pagina di casi di riuso, che in effetti è una cosa comoda. Allora, perché Bergamo e non altri? In questo intendi? Sì, credo che la domanda fosse quella, sì. Cioè cosa contraddistingue. No, il discorso è questo. Noi siamo, vi ha fatto vedere una slide, Sovani, con una serie di collaborazioni che abbiamo in questo momento attive. E quindi vediamo se la trovo al volo. Eccole qua, trovata. Quindi ci sono molti comuni, molte anche un'unione di comuni, c'è la provincia, ci sono delle province, c'è la città metropolitana, ci sono diverse realtà che stanno pubblicando. Vedete anche che ho messo, che c'è Desio, ho scritto in corsivo, poi magari ve lo racconto. Però il concetto di fondo è questo. Queste sono realtà che, come tutte le altre, noi abbiamo incontrato e che hanno ritenuto interessante la proposta che noi abbiamo fatto di condivisione degli standard piuttosto che di adesione al nostro portale. Per cui ci hanno incontrato, sono stati formati e tutti stanno pubblicando informazioni. Poi ci sono realtà che sono più attive, diciamo, anche perché chiaramente un piccolo comune avrà pochi dataset da pubblicare, altri invece, come il Comune di Bergamo, hanno molti più dati da mettere a disposizione, o semplicemente sono più motivati e hanno più facilità nell'andare a pubblicarli. Per cui sono arrivati a una massa critica tale per cui ci hanno richiesto una maggiore visibilità, e da qui l'attivazione del microsito. Questo è semplicemente. Dicevo, Desio l'ho messo in corsivo perché è un'attività che è in corso in questo momento, presto li avremo in linea, ma hanno una particolarità, una cosa molto interessante secondo me, che vale la pena di valutare come comunità, cioè loro stanno pensando anche di far produrre dati dalla città, insomma, dalla gente che va in giro e raccoglie informazioni sul proprio territorio. E questa è un'attività che secondo me è da esplorare, insomma, una partecipazione più attiva anche per la creazione dei dati dal basso, ecco. Un po' Questa è una come fa cosa. OpenStreetMap. Esatto. Poi l'altra cosa invece, la richiesta era. Se esiste una pagina sul portale della Lombardia che in qualche maniera sistematizza o mette in fila tutti i casi di riuso. Tutti i casi di riuso no, appunto quel dataset che si intravedeva nelle slide è effettivamente un dataset disponibile e sono i dataset che ci hanno segnalato, cioè sono gli riusi che ci hanno segnalato, non sono proprio tutti. Noi chiediamo a tutti quanti, quando ci incontriamo in eventi pubblici, di segnalarci se vogliono che stanno riutilizzando i nostri dati, però anche per noi non c'è
una sistematicità di raccolta, insomma. Adesso che abbiamo raccolto una quarantina di casi di riuso, vorremmo anche raccontarli meglio, quello sì. Sì, in effetti è un problema, cioè una questione che ci stiamo ponendo anche noi a livello nazionale con DatiGov, che comunque come dire, mi sembra il miglior spot possibile per l'open data, nel senso dare visibilità delle occasioni di riuso diventa poi un ottimo pretesto per raccontarlo, cioè per capire che in effetti dietro uno sforzo della pubblica amministrazione nel esporre queste informazioni esiste qualcuno che non solo lo apprezza, ma rende dei servizi avanzati per altre persone. Io a questo punto direi, per prima cosa, davvero ringrazio tutti i relatori di oggi. Penso che sia stato davvero un gran bel webinar, nel senso Ultima che nota, erano. scusami. Sì, va te, vai Fernando. Soltanto una cosa che mi è venuta in mente al volo. Prima si parlava però di statistiche e di possibilità d'uso. Faccio presente che anche noi, per esempio, le statistiche d'uso le pubblichiamo mensilmente in Open Data, ovviamente. E da lì poi ci sono un po' di grafici anche di tipo quelli che vi abbiamo mostrato al volo prima. Guardate, ne approfitto per rilanciare, insomma, l'8 partiamo con il nuovo portale, certamente una delle attività a cui stiamo guardando, non so se riusciremo a rendere disponibile già dal primo lancio, ma da prima possibile, è quella che già a livello europeo potete trovare sul sito, che è una sorta di dashboard che fa un'analisi della situazione attuale, del numero di enti, dei formati, insomma, sistematizza un po' di informazioni in maniera tale che il catalogo possa essere anche navigato in maniera visuale, insomma, avere un minimo di idea di quello che sta avvenendo sul catalogo nazionale e quindi un minimo di temperatura, di termometro dell'open data in Italia. Guardate, detto questo, io credo che abbiamo già sforato i 5 minuti, però vedo che continua. Ecco, c'è Gabriele, non so se c'è una domanda a cui volevi rispondere, ti passo la parola prima di chiudere. A Non sento il tuo microfono. parte la Perfetto. domanda, un sacco di spunti interessanti, spunti molto interessanti che diciamo, saranno oggetto di approfondimenti dall'8 marzo in poi, però due cose le devo assolutamente dire adesso. Una riguarda quello, appunto, quel discorso che aveva avviato Ferdinando da Milano, da Lombardia. Dobbiamo attivare, e l'hai già accettato anche tu Gianfranco, dobbiamo assolutamente attivare una sistematizzazione dei riuso dei dati, ovvero dei far sì che possiamo contabilizzare in qualche modo, dare questa dimensione. Questo è uno degli elementi che la Commissione europea ci chiede ai fini relativamente all'implementazione della direttiva PSI. Quindi dobbiamo organizzarci per questa attività. Quindi ben vengano queste iniziative e dobbiamo fare in modo di attivare un meccanismo di comunicazione verso dati Covid per questo tema. Altra cosa importante riguarda invece Bolzano, Trento e la questione dei dati geografici. Prima di però, siccome c'è lo standard GeoDKP al quale insomma, anche noi abbiamo contribuito e che è appunto lo standard di riferimento che ci consentirà di far sì di vedere automaticamente, senza ulteriore attività da parte delle amministrazioni, di far sì di vedere sul portale DatiGov i dati che stanno nel repertorio nazionale, secondo lo standard del profilo di DatiGov. Quindi facciamo una verifica insieme, organizzeremo un qualche cosa insieme con Regione Sardegna che sta lavorando su questo, noi e naturalmente anche Provincia di Bolzano e Trento che stanno lavorando su questo tema per far sì che il tema dei dati geografici venga opportunamente affrontato anche questo alla luce di uno standard europeo per evitare appunto che ci siano magari soluzioni troppo differenziate diciamo, all'interno del Paese membro. Ci avrei tanti altri spunti, ma li rinviamo ad una prossima occasione. Vi dico solo una sola parola d'ordine, diciamo, dobbiamo fare in modo che DatiGovIT diventi il centro dell'attenzione di tutto ciò che avviene nel mondo open data in Italia. Quindi l'intento è questo, una comunità attiva basata sia sulle pubbliche amministrazioni ma anche su interventi dei privati. Io voglio che venga DatiGov sia per questo aspetto un punto di riferimento anche per ciò che avviene nel mondo privato, perché chiaramente l'obiettivo della direttiva PSI è proprio quello di far crescere l'economia degli Stati membri.
un ringraziamento a tutti i partecipanti, siamo stati particolarmente numerosi oggi, mi fa molto piacere, un saluto a tutti e ci aggiorniamo per il prossimo evento, che naturalmente, diceva già Gianfranco, 8 marzo, Festa della Donna, ma anche il lancio della nuova avventura del Vivi la Dico Vitto. Grazie a tutti. Gianfranco, noi ci vediamo dopo pranzo per un piccolo briefing su altre attività. Grazie. Noi ci vediamo dopo pranzo, ne approfitto giusto un istante, vedo che la cosa tornava spesso in chat, le slide sono già disponibili, la pagina che vi ho linkato prima in chat, che è la stessa da cui vi siete iscritti a questo webinar, tra un po' vedo che credo Nives lo scrivesse in chat, sarà disponibile anche la registrazione embeddata da YouTube. Grazie mille a tutti, grazie a tutti i nostri relatori, è stato davvero un piacere trascorrere questa oretta e mezza a chiacchierare qui con voi, ci vediamo a brevissimo, per qualunque cosa ci trovate su DatiGov, sull'account Twitter di DatiGov e torno a mia volta a invitarvi al webinar dell'8 marzo per la presentazione del nuovo portale. Grazie.